da Chiavenna a Bormio, passando per Sondrio, Morbegno e Tirano. Se sono stati pochi fortunati tifosi che sono potuti andare a San Siro, in fondo era il Milan a giocare in casa, tutti gli altri sono riversati nelle strade per fare festa. L'Inter di Inzaghi ha infatti vinto lo scudetto con 5 giornate di anticipo. È la prima volta poi che un titolo viene assegnato nella stracittadina milanese. Il maltempo non ha quindi scoraggiato i festeggiamenti neppure in Valtellina e Valchiavenna. In Bassavalle, nei giorni scorsi, era addirittura nato il gruppo Ape Festa FC Internazionale per preparare degnamente i festeggiamenti. E al diavolo, è il caso di dirlo pensando al Milan, pioggia, freddo e maltempo. La seconda stella val bene una notte di festeggiamenti. Caroselli, bandiere, abbracci, fuochi d'artificio, cori, nulla è mancato nella notte valtellinese. E i tifosi delle altre squadre? Beh, mentre c'è chi conta gli scudetti, che sarebbero 19 più 1 e non 20, tutti sono concordi. Ci rifaremo l'anno prossimo.